nostro viaggio. Moreno ha viaggiato tanto con noi. Abbiamo iniziato a scuola, abbiamo continuato a casa, però abbiamo fatto il nostro giro. Adesso Moreno ha visitato tutta l'Italia e vi lascio con le vostre maestre, con la maestra Mercedes, Donatella e la maestra Ilaria, e ci rivediamo dopo. Ciao bimbi! Ciao bambini del Paese del Sole! Oggi abbiamo un piccolo problema perché Moreno non ci ha inviato ancora nulla. Io sono qui seduta che aspetto, 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 ma niente. Proviamo a chiedere a maestra Donatella per vedere se lei ne sa qualcosa. Donatella, tu hai avuto notizie di Moreno? Di Moreno io non so proprio nulla. Boh, proviamo a chiedere a Ilaria? Avrà fatto Moreno? Lo sentite anche voi, bimbi? Questo rumore? Vado subito a vedere alla porta. Ma è una lettera per i bambini del Paese del Sole da Moreno. Chissà che cosa avrà da dirci. C'è scritto. Voglio salutare tutti voi che avete fatto parte della mia vita e adesso a fine viaggio voglio dire grazie bambini del Paese del Sole perché ho vissuto con voi un'esperienza straordinaria. A bordo della Fantasia abbiamo visto le bellezze d'Italia e il mio bagaglio ora è carico di amicizie, di risate e di lezioni interessanti. Sono partito con la voglia di conoscere l'Italia. Ma ho conosciuto bene anche tutti voi e ora posso ripartire davvero con l'Italia nel cuore. A qualcuno mancherà la mia presenza, come a me mancherà la presenza di tutti voi. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti i bambini del Paese del Sole e anche a me, firmato Moreno. Il nostro viaggio insieme a Moreno è finito, ma insieme abbiamo scoperto tutte le regioni dell'Italia. È stato bellissimo. Vi ricordate i trulli della Puglia? Oppure il vulcano di Napoli? A me quello che è piaciuto di più sono stati i butteri della Toscana. Ma anche le gondole a Venezia non erano niente male. O tutte le montagne, le Dolomiti, alte alte, dove vivono gli Stambecchi. Quanto ci siamo divertiti a fare le sfilate nella moda di Milano, ma come dimenticarsi della mole a Torino, alta, alta, con una stela sulla punta. Ciao bambini! Ciao, siete pronti per la lezione di oggi? Niente libri, vi serviranno soltanto una forchetta e un cucchiaio e insieme ripasseremo alcuni piatti tipici regionali che tutti dovrebbero almeno aver provato una volta nella vita. Partiamo dal Piemonte. Abbiamo gustato insieme a Moreno delle deliziose merende con pane, crema di nocciole e cioccolato, così buone da leccarci gli angoli della bocca. Lombardia. Abbiamo assaggiato il risotto alla milanese, dal bel colore dorato dallo zafferano. Valle d'Aosta, la polenta concia, polenta e fontina, perfetta per scaldarsi nelle fredde sere alpine. Liguria. Con Moreno abbiamo mangiato le squisite trofie al pesto. In Emilia-Romagna abbiamo mangiato gli squisiti tortellini al ragù. E in Italia, dove c'è l'arte del mangiare bene, abbiamo conosciuto la pizza margherita a Napoli, in Campania, la pizza dai tre colori della bandiera italiana, rosso, bianco e verde. E poi, come non ricordare la Puglia con le orecchiette con le rape che ha preparato la maestra Mercedes, semplici e buone. E infine in Sardegna il croccante pane Carasau. E Moreno, ripensando alla buona cucina italiana, sono certa che lo farà abbuffandosi con uno squisito gelato. Ciao bimbi, eccoci di nuovo qua. Vi propongo una piccola carrellata di monumenti italiani. Vi va? Il viaggio del nostro elefantino Moreno parte proprio dal Piemonte e a Torino, come monumenti, troviamo la Mole Antonelliana, fatta costruire da Alessandro Antonelli. Spostandoci verso la Lombardia, troviamo a Milano il Duomo, dedicato a Santa Maria Nascente. Ci sono molti monumenti. Per
Ma quello che ci ha colpito di più è la maestosità del Colosseo. Come dimenticarsi del Castel dell'Ovo a Napoli? La sirena Partenope ne divenne la fondatrice, deponendo un uovo. Degna invece abbiamo visto i nuraghi, costruiti dal gigante Aru. È stato breve ma intenso. Un bacione a tutti voi e ciao Moreno, buon viaggio! Ed eccoci di nuovo qua. Benissimo, adesso è proprio arrivato il momento di salutare Moreno. Ognuno di voi potrà pensare a lui in qualsiasi posto, dove vi è piaciuto di più, può essere anche a casa vostra o dove andrete in vacanza, ovunque voi vogliate. Ci fate un bellissimo disegno con Moreno esattamente lì dove voi volete che stia e poi ce lo inviate, solo il disegno, mi raccomando. Noi aspettiamo tutti i vostri capolavori e vi saluto. A presto, bimbi.